Torna Donna Florio e torna nel 2018, anno in cui Palermo è capitale della cultura. Torna la regina di Palermo, che lo era nei primi del Novecento, quando Palermo era anche in quell'occasione capitale della cultura europea collegata a Parigi. Oggi ritorna, di questo ne siamo orgogliosi perché la Fondazione ha fatto di tutto perché questo dipinto che si lega al nostro patrimonio culturale, perché la Fondazione detiene altri dipinti di Boldini che fanno parte della collezione Alesi, potesse tornare a Villa Zito. Tra l'altro Villa Zito, da alcune documentazioni storiche che abbiamo documentato, era una sede dell'allora Palermo Calcio, frequentata da Donna Franca, che organizzava qua eventi mondani, balli in maschere. Allora, nel ritornare a Palermo, ritorna a calpestare Villa Zito, e io credo che per la città sia un momento assolutamente bello, piacevole, e auguro che possano apprezzare quello che ha fatto la Fondazione Sicilia, che mira non soltanto all'esposizione del quadro di Boldini, che già di per sé è meritevole, ma anche a dare uno spaccato di quello che è stato del periodo degli anni Florio, dei Florio, la famiglia Florio, momento sicuramente importante per la nostra città, sia sotto il profilo economico che culturale. Da qua abbiamo pensato, da qua domenica, di esporre delle macchine dell'epoca o anche degli abiti che dimostrano quella che era la moda dell'epoca di Donna Franca Florio. Io credo che siamo riusciti in questo risultato e che la regina della mondanità dei primi anni del Novecento ritorna oggi come regina, come capitale della cultura italiana. Un giorno memorabile per Palermo. È un giorno che ci ricorderemo molto, perché Donna Franca è tornata a Palermo dopo la paura che abbiamo avuto quando è andata all'asta, che non sapevamo neanche pensare chi potesse comprarlo e dove potesse portarlo, e invece è tornata. I marchesi Berlingeri hanno fatto un atto d'amore nei confronti di questa città acquistando questo meraviglioso quadro, ma lo hanno acquistato non come un'opera d'arte, l'hanno acquistato proprio come la regina di Palermo, e hanno voluto che la regina di Palermo restasse qua nella sua città che è tanto amato, e soprattutto da quanto è stata amata, ecco, perché io non credo che ci sia un siciliano che non possa non amare questa donna che tanto ha fatto e che ha dato il cuore, ecco, così come oggi tutte le persone che verranno da oggi in poi, in questo periodo della mostra, che verranno qui a Palermo, verranno per renderle l'omaggio che giustamente le si deve. Invece, a proposito di sentimenti, cosa suscita in lei questo? Una grossa commozione. Cosa suscita un quadro di questo tipo? Ma suscita una grande emozione anche nella pennellata, nella pittura di questo grande artista, questa eleganza, questa leggerezza, questa vita che dà al quadro, al personaggio. Lui è, devo dire, questo Boldini è straordinario anche per rendere bellissime le donne. Non c'era bisogno di questo, perché Franca Florio era già stata una donna meravigliosa, un'icona di Palermo, che ha rappresentato un periodo della Belle Époque straordinario a Palermo. Ma lui, con queste sue pennellate, con questa leggerezza, con questa eleganza, l'ha ancora di più esaltata, e questo secondo me nell'arte è molto importante. Finalmente è arrivato il gran giorno. Beh, la New York Times ha messo in prima pagina proprio ieri Palermo, conferma che il mondo si sta accorgendo di un risveglio culturale di questa città, e questo ritorno del quadro di Donna Franca Florio a Palermo è la conferma di questo risveglio culturale di una città nella quale si apprezzano le eccellenze, si comunicano e si fanno emergere eccellenze prima sconosciute o addirittura lontane da Palermo, e se ne facciano ragione chi è stato in questi anni una finta eccellenza, si metta da parte e prende il posto che gli spetti.